Emergenza di massa, mai come in questo momento attuale, visti i fatti di Parigi, è il tema che si è affrontato oggi a Roma in un convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Su questo sentiamo il presidente Nicola Piccinini. Psicologia delle emergenze, un'iniziativa dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, di che cosa si tratta? Sì, oggi abbiamo deciso di proporre questo evento sulla gestione psicologica delle emergenze di massa, peraltro messo a calendario, ahimè, prima dei tragici eventi di Parigi, ma forse ad oggi ecco, assume ancora maggiore rilevanza. In questo evento praticamente rappresenteremo l'utilità e il contributo che lo psicologo può dare nell'intervenire sui luoghi dell'evento, sia in termini di gestione psicologica della popolazione nel suo complesso, ma anche di sostegno all'individuo, al fine, se vogliamo, di calmierare gli effetti post-traumatici che quel genere di evento può comportare sulla sua salute. Ovviamente per intervenire in maniera appropriata sulle emergenze di massa necessita che più soggetti operino in maniera integrata e per tale ragione in questo evento, oltre alla presenza di noi professionisti psicologi, abbiamo invitato anche la Prefettura di Roma e l'Ares 118, che è la struttura sanitaria che si muove sul territorio. Vi è un coordinamento e ci adoperiamo in queste situazioni di emergenza. Rispetto a Parigi, volevo solo fare quest'ulteriore nota, mi ha colpito stamani, ho letto questo dato, delle vittime di terrorismo del 2014 solo il 2,6% sono avvenute all'interno dell'Europa, il 97,4% invece tendenzialmente in paesi del Medio Oriente e della Nigeria. Ora, effettivamente colpisce che Parigi, l'evento tragico, ha suscitato un'ondata emotiva importantissima, quando invece decine di altri eventi che purtroppo si verificano regolarmente in altri paesi più lontani non arrivino alla soglia dell'opinione pubblica. In questo genere di situazioni entrano in gioco dimensioni psicologiche importanti, processi di identificazione e polarizzazione. La Francia indubbiamente è un paese vicino in cui noi siamo in grado di identificarci con facilità per cultura, stili di vita, non fosse altro che la distanza fisica. Quindi ecco, ciò che è accaduto a Parigi, il tragico evento, indubbiamente ci coinvolge a livello emotivo, cioè l'abbiamo vissuto in prima persona quasi. L'alert è quello di avere e mantenere letture complesse, perché ripeto, in realtà nel dato di realtà ci dice che in diversi altri paesi e molto spesso accadono frequenti eventi tragici e quindi di non rischiare di andare in un fenomeno di polarizzazione, che è un fenomeno in cui di fatto si rischia di arrivare a pensare che vi sia una parte che è solo cattiva e una parte che è solo buona, colpita e vittima. In realtà abbiamo di fronte una realtà molto complessa e in questo senso noi psicologi, forse oltre all'intervento sul luogo dell'emergenza che stiamo rappresentando in questo convegno, un altro spunto di contributo è proprio quello invece a monte, in ottica di prevenzione, nel progettare sistemi di convivenza. Noi psicologi siamo in grado di facilitare sistemi di buona convivenza, in grado di ospitare la multiculturalità, la diversità può diventare un valore, indubbiamente i processi di comunicazione fra istanze diverse rimangono in contatto e in integrazione, senza appunto poi cadere in fenomeni che invece portano all'odio. La polarizzazione spesse volte è sfruttata dai nostri politici, purtroppo, per fare campagna elettorale permanente. Salvini ieri affermava che in 15 giorni lui estirpa il problema. Ecco, è curioso che si vuole togliere la guerra portando guerra. Noi psicologi crediamo che invece vi siano dei sistemi maggiormente funzionali, pacifici e in tutela della popolazione e delle culture. Indubbiamente la politica alta deve avere un impegno e una strategia che non va a frittata fatta, ma progetta a monte con serietà e visione.